E il mio momento preferito in assoluto, quando mi esibisco, è questo qua. L'inizio. Perché io adoro il gelo, cioè io adoro la tensione proprio, è una cosa che mi fa impazzire. Perché quando mi esibisco davanti ai vecchi, il fatto che io abbia 22 anni li manda un po' in tilt. Perché per molti di loro io sono un bambino, no? E il loro cervello fa un'operazione involontaria, rapidissima, appena mi vedono, che è bambino più spettacolo uguale saggio di fine anno. È vero, io quando salgo sul palco mi sento come se avessi addosso un tutù rosa e stessi facendo dei plié. Hanno proprio quello sguardo da "certo che sei bravo, amore". "Sì, amore, sei bravissimo. Se riusciamo a stringere che ho la macchina in seconda fila ci fai un piacere". Hanno esattamente quella faccia lì. No, voi ridete, ma io ho ancora delle zie che ogni tanto mi chiedono: "Allora, quando fai la recita?" "La recita? Ma che cazzo vado in quarta elementare?" Cioè, io di solito rispondo: "Il maestro di religione dice che non siamo ancora pronti perché dobbiamo finire di colorare la stella cometa di cartapesta sullo sfondo. E poi c'è Paolino, che è un mio amichetto, che deve fare il cespuglio, ma non è per niente concentrato, non è per niente nel personaggio, continua a salutare sua mamma dietro le quinte. E poi c'è Giorgia, che è un'altra... Sta durando un po' questa cosa, mi rendo conto. E poi poi c'è Giorgia, che è un'altra mia amichetta, che deve fare una cosa semplicissima, deve soltanto andare davanti e dire una frase facilissima che è nato, Cristo è nato. Non se la ricorda mai però. Continua a girarsi verso di noi, ci guarda e noi da dietro: "Giorgia, è facilissimo, è nato, Cristo è nato, Giorgia, non ci vuole niente, è facilissimo, è nato, Cristo è nato, sono tre parole, ce la puoi fare, è nato, Cristo, Giorgia, è nato, Cristo è nato, non ci vuole un genio, ce la puoi fare anche tu". Poi partiamo dal presupposto che 22 anni, la mia età, ci sono dei 22 anni tra di voi? Qualcuno, quindi forse potete confermarmi. 22 anni è una delle pochissime età, pochissime, in cui quando sei con un gruppo di cinquantenni e ti viene chiesto quanti anni hai, seguono una serie di insulti ingiustificati e orribili. Fateci caso, è vero, eh? Sei con un gruppo di 50 anni e tu quanti anni hai? 22. Ma vai a fanculo, va, sto stronzo, sto pezzo di merda, sto figlio di puttana. Ragazzi, mi sono neanche tolto la giacca, ma che cazzo, cosa ho fatto esattamente per meritare questo trattamento? Poi però crescendo piano piano mi sono reso conto che gli adulti, chi più chi meno, invidiano un po' noi giovani, no? Perché vorrebbero tornare ad avere la nostra età. Io lo vedo con mio padre a casa mia. Mio padre fa qualsiasi cosa, letteralmente qualsiasi cosa, pur di dimostrare anche solo un anno in meno di quello che ha. È commovente vederlo all'opera, ve lo giuro. L'altra sera ho invitato due miei amici, due miei coetanei a cena, c'era anche mio papà, e mio padre ha rotto un silenzio di 3 minuti con questa frase: "Comunque, le sonorità di Fabri Fibra, AJAX, alla quale sono seguiti altri 3 minuti di imbarazzo con i miei amici che mi guardavano come a dire: "Davvero sta cercando di fare colpo su di noi in questo modo?" Cioè, è inquietante, no? È come se mio padre invitasse due suoi amici, due suoi coetanei a cena e io facessi qualsiasi cosa pur di dimostrarmi più adulto di quello che sono. Sarebbe strano, no? Finisce la cena: "Uè, giovannone, allora? Cazzo, qua per tirarlo su ci vogliono le gru, eh? Quante pillole stai prendendo? Figa, sei blu in faccia? Senti, ma le bimbe come sono? Come stanno, eh? Bimbe, le ho viste che erano alte così, ormai saranno giganti, eh? Comunque bisogna organizzare una bella cenetta di pesce senza signore che ci rompono i coglioni, sai quelle cose che dite voi? Sarebbe inquietante se facessi una cosa del genere". Poi a 22 anni, ogni cosa che dico, no? Ogni volta che mi esprimo, dico la mia opinione su qualsiasi argomento, mi sento rispondere queste frasi tipo: "Ma sei giovane, cambierai idea". La peggiore è: "Quando avevo la tua età, la pensavo come te". Mi da... Spegni quella merda di telefono.
Quando avevo la tua età la pensavo come te, è una frase che mi sta sul cazzo quanto quelli che non mettono la modalità aereo, veramente una cosa. Una frase che non riesco a tollerare, ve lo giuro. Per un semplice motivo, secondo voi è automatico che un 22enne sia meno informato, saggio, interessante di un 60enne? Ve lo sto chiedendo, secondo voi è automatica questa cosa? Secondo me no. E c'è un luogo in cui ho capito quanto questa cosa effettivamente non sia vera. Ed è l'area cani. Avete presente l'area cani? No? Per me è un luogo magico, mistico. Io adoro prendere il mio cane, andare all'area cani, lasciarla libera, sedermi in un angolo e godermi i discorsi degli altri padroni. Ah! Uomini e donne di 50-60 anni che approfittano della pisciata del loro cane per risolvere qualsiasi cazzo di problema nel mondo. E io sto lì in un angolo e mi godo proprio il qualunquismo con cui affrontano qualsiasi tema. L'altro giorno ero lì all'area cani, in un angolino c'era un signore di Milano, sulla cinquantina, che parlava in un modo buffo, perché lui praticamente inspirava e poi diceva tutte le parole che stavano nel respiro che stava per fare, tutte. Eravamo lì e a un certo punto fa... E sentito lì che adesso voglio fare la legge sui ricchioni, con tutti i problemi che abbiamo in Italia, sta a vedere che il nostro problema sono i culi, e intanto i politici stanno lì a parlare, si mangiano tutto, guarda, tanto rossi e neri alla fine rubano tutti quanti nello stesso cazzo di modo. Poi si gira verso di me, mi nota, e mi fa... E tu che cosa ne pensi? Cala il silenzio completo nell'area cani, completo. Due aschi che si stavano inculando davanti a me si bloccano e si girano a guardarmi. Ma guardi, io sinceramente penso che sia una questione molto complessa. La legge proposta dal deputato Alessandro Zan si proponeva di prevenire e contrastare la violenza basata su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Il testo prevedeva l'estensione dei cosiddetti reati d'odio per discriminazione razziale, etnica o religiosa, articolo 604 bis del codice penale, a chiunque compia discriminazioni verso omosessuali, donne e disabili. C'è chi la considerava una legge liberticida, io personalmente la sostenevo e la ritenevo di vitale importanza in un momento storico delicato come questo. Non l'ho scritta io. Silenzio completo di nuovo. I due aschi, maschi, quindi molto probabilmente d'accordo con me, riprendono a incularsi a vicenda. Quando avevo la tua età la pensavo come te. Quando lei aveva la mia età, Alessandro Zan era nelle palle di suo padre. Come la mettiamo? Vabbè, ma tu quanti anni hai? 22. Ma vai a fanculo, sto pezzo di merda.